Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Eccoci Tiziana, siamo in compagnia di Vittorio Zito, sindaco di Roccella Ionica. Oltretutto stavamo qui parlando, stavamo osservando questi ragazzi, se Paolo riesce insomma a farveli vedere, perché loro, vabbè, si è girato, scusate, giustamente, si stanno allontanando da questa zona del porto di Roccella Ionica. Autonomamente stavano parlando con la Croce Rossa Italiana, che stava chiedendo loro dove si stavano dirigendo e dove volevano andare. Chiaramente insomma si allontanano, numeri altissimi, sindaco, in questi giorni. Noi insomma ci eravamo parlati 2 settimane fa, le chiedo qual è la situazione e le voglio anche chiedere com'è possibile che una barca sia entrata in porto a Roccella Ionica, nessuno se ne sia reso conto se non nel momento in cui queste persone mettevano piede al porto. Sì, questa cosa ci ha ovviamente spiazzato, anche perché si è evitato una tragedia veramente per puro caso, perché l'imbarcazione si è addossata sugli scogli di un molo e sono scesi in autonomia. Quello che dicevamo qualche settimana fa si sta verificando, cioè era cambiata la modalità di arrivo dei migranti, si arriva con i pescherecci e noi oggettivamente andiamo in difficoltà. Devo dire che a questo punto siamo veramente al massimo che si può fare, in condizioni ovviamente assolutamente precarie, e credo che finalmente una riflessione, io questo vorrei dire, una riflessione sul soccorso rispetto all'accoglienza deve essere fatto al più presto, perché altrimenti... Senta, sindaco, aspetti che ci arriviamo passo, no? Perché Elena ricordava bene, intanto buon pomeriggio, grazie per essere tornato ai nostri microfoni. Elena ricordava bene, erano 2 settimane fa, il sindaco diceva, ospite di Tagadà, guardate che la situazione è preoccupante perché gli arrivi si moltiplicheranno. Allora, le chiedo un po' di domande, quindi faccio domande veloci, le chiedo risposte veloci. Nei prossimi mesi lei che cosa si aspetta? Siamo a marzo adesso. Sì, parto dai prossimi giorni, perché probabilmente nei prossimi giorni ne arriveranno altri, e nei prossimi mesi insomma ci aspettiamo quello che si sta verificando, cioè che arriveranno sempre di più sbarchi con i pescherecci, e quindi bisogneranno gestire centinaia e centinaia di migranti in una volta. Ci teniamo il peschereccio come ultima questione. Si parla di rotta tunisina moltissimo, sì, in questi giorni. È la rotta che interessa anche voi? Cioè quelli che sono arrivati, per capirci, partivano dalla Tunisia? No, dalle informazioni che abbiamo avuto partivano da un porto della Libia, da Tobruk, quindi non dalla Tunisia. Ah, quindi nemmeno stiamo ancora parlando di quell'ondata lì o di quelli che partirebbero dalla Tunisia, corretto? No. Sì, assolutamente, non c'è questa, non ci sono questi dati, queste notizie. Il peschereccio di cui lei ci parlava è un peschereccio che è arrivato, mi ricordi quando esattamente? Stanotte? Due notti fa. Due notti fa aveva a bordo più di 600 persone. Il peschereccio arriva, se ne accorge pescatore che dà l'allarme, perché il peschereccio arriva praticamente fino al molo. Mi perdoni, sindaco, sì, normalmente chi le vede queste barche quando arrivano? Chi dovrebbe dare l'allarme? Chi mobilita? Il sistema ha sempre funzionato bene, nel senso che c'è una, diciamo, la capitaneria o la guardia di finanza escono per fare le operazioni, intercettano e poi subito avvisano la centrale operativa della prefettura e ci avvisa per tempo. Di solito il tempo che abbiamo per gestire uno sbarco, diciamo, di non meno di 3 ore. Tenga conto che la notte è arrivato quel peschereccio, ma nel pomeriggio era arrivato un peschereccio con 350 persone che era stato intercettato però e soccorso. Quindi non si capisce cosa sia successo in questo caso. Le chiedo ancora, sindaco, i migranti che lei adesso ha a terra sono migranti ai quali state cercando di per i quali state cercando di trovare delle soluzioni. Lo so che è brutto parlare di soldi, ma qualcuno vi aiuta economicamente? Anticipate voi? Cioè, come funziona? Noi abbiamo...
Allora, funziona, per questo sempre nell'ambito del soccorso, funziona come una qualsiasi operazione di protezione civile, però noi dovremmo anticipare i soldi, ma soprattutto pagare le ditte fornitrici per poi avere il rimborso. Noi siamo in una situazione per la quale la nostra esposizione finanziaria ormai ha superato il 1 milione di euro. Sono soldi che noi ovviamente riceveremo dal Ministero, però abbiamo chiesto, e il prefetto se ne è fatto carico, dico immediatamente, abbiamo chiesto che ci vengano accreditate le somme prima del pagamento delle ditte, no? Sia perché siamo comunque delle pubbliche amministrazioni, anche perché è facile poi rendicontare le somme, no? Certo. Non sono somme che si spendono se non per l'emergenza, per dare da mangiare. Onorevole...